manca un piano industriale. Ma che poi il piano industriale, i piani industriali che si facevano negli anni 70, negli anni 80, fino ai primi anni 90, erano dei piani industriali che davano visibilità, che davano garanzie più o meno le aziende per molti anni. Adesso un piano industriale va ad essere ben fatto, va ad essere rivolto per essere quasi un business plan, cioè io devo capire il mio magazzino come ruota, le mie commesse quali sono, mi dicono che state vincendo delle gare d'appalto, ad esempio sul settore delle metropolitane in tutto il mondo, quindi vuol dire che si può fare, vuol dire che si può lavorare, vuol dire che il vostro insegno, vuol dire che quello che voi sapete fare è una cosa che è spendibile, non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo. E questo è un valore che una volta che chiude in Italia non ce lo riprendiamo più. E quindi dobbiamo cercare di metterci assieme per farlo restare qui in Italia, per far restare qui questi 800 lavoratori e per fare restare questo know-how qui in Italia. Quante volte abbiamo venduto e svenduto delle aziende italiane, l'ultima la Baci Perugina, insomma Umbra, un'eccellenza nel proprio campo, l'abbiamo svenduta. Abbiamo trattato in commissione lavoro del caso Irisbus, unico insediamento, l'ultimo insediamento di Fiat restato in Valle Ufita ad Avellino. Questi fanno autobus, infatti se vedete qualche autobus c'è scritto Irisbus dietro, e questi vanno a delocalizzare, vogliono andare a delocalizzare in Repubblica Ceca, dove il costo del lavoro costa meno, anche lì 700 dipendenti. Allora noi cosa possiamo fare? Possiamo incamerare le informazioni che voi ci date, incamerare le informazioni che ci danno i sindacati, però quantomeno insomma noi abbiamo ascoltato, abbiamo cercato di capire un po' di più rispetto a quanto voi proponete, a quanto voi protestate, e quindi vi diciamo che chiaramente insomma porteremo le vostre istanze all'interno di questi palazzi per poi tornare a dirvi come è andata. Grazie. Non ho molto altro da aggiungere al discorso di Walter, solamente volevo fare un appunto per darvi il perché siamo qui e di come può funzionare questa cosa, perché detta così a parole sembra che non abbia poi un respiro. In realtà il fatto di essere arrivati qui oggi a fare questo incontro, e ci è voluto anche un discreto periodo per organizzarlo, per mettersi, insomma, anche per riuscire a creare proprio il punto di raccordo. Durante la mia commissione tratta di finmeccanica, perché tratta soprattutto la parte militare, e tendenzialmente la chiamiamo commissione finmeccanica perché meno male una delle aziende più andiamo a udire è quella di finmeccanica. Durante l'audizione di finmeccanica fu molto particolare il fatto che era incentrata la volontà dell'azienda di lavorare sulla maggior parte come business in merito alla parte militare, in merito alla parte militare. Perché? Perché indubbiamente le capacità di rendita della parte di Selex, di DRS, di Augusta Westland, della VAS, eccetera, eccetera, sono molto più elevate. Questo, conoscendo la situazione, perché comunque il rapporto già con i gruppi locali era abbastanza avanzato, ci ha fatto subito scattare un campanello d'allarme. E molto meglio partire prima, perché se fatto con criterio, l'audizione in commissione dà la possibilità di chiamare direttamente i dirigenti di quell'azienda. Io non, come ha detto giustamente Walter, siamo una forza di minoranza, avere questa capacità di essere così propositivi non è facile, ma è anche vero che sulle audizioni, cioè sulla parte in cui magari non inchiodi a dire delle cose per come stanno, così come abbiamo fatto con Panza sugli F-35, la metto lì, ma è stato proprio molto chiaro il fatto che ha detto che per film meccanica è una rimessa quel tipo d'azione, proprio una rimessa. Ma nell'ordine dei 700-800 milioni, solamente come perdita di know-how. Quindi, per dirvi l'importanza di avere domande che siano nel merito, e che quindi non siamo noi, cioè io posso conoscere a grandi linee quella della situazione, ma chi è vestito con le mostrine dell'Ansaldo Breda sicuramente ne sa più di me, che lavori in produzione, che lavori in progettazione, che lavori in tutti i settori dell'azienda. Quindi io solamente aggiungo le parole di Walter, il fatto che non finisca qui, non è nostra abitudine venire a spot e non venire mai più, anzi ci stiamo consumando le scarpe a girare l'Italia, e quindi niente, solamente questo. Grazie. Sì,
ci sono domande, se qualcuno vuole intervenire, chiedere qualcosa, siamo disponibili a rispondere. Noi intanto ringraziamo il Tirreno della Nazione per non averci pubblicato come consueto, non ci hanno pubblicato il comunicato stampa. Una domanda. Ma questo intervento che voi farete, tra quanto si saprà, cioè quali saranno i tempi? Perché tante persone mi sono preoccupate. Allora, tecnicamente funziona così. Noi possiamo abbiamo le possibilità di fare un atto di sindacato ispettivo. Che cosa significa? Significa che noi scriviamo su una paginetta quali saranno le sorti di Ansaldo, Breda, quali sono gli investimenti previsti, quali sono le commesse che entrano, per quanto tempo le commesse dureranno, 3 mesi, 1 anno, 5 anni, eccetera, eccetera. Bene, l'atto di sindacato ispettivo è una cosa messa lì, è una cosa mediatica messa lì, perché dopo il deputato si vede sulla paginetta, come si chiama, di Facebook, che ha fatto l'atto di sindacato ispettivo, c'è il giornale del Posto che dice: ma il deputato Baldassarre fa un'interrogazione al ministro su Ansaldo Breda, punto. Resta quello. Nel senso che molto spesso negli atti di sindacato ispettivo non c'è un seguito. Io penso che almeno per il 70-80% delle volte non c'è una risposta rispetto all'atto di sindacato ispettivo. Altra cosa... Oppure c'è delle risposte ridicole. Oppure c'è delle risposte ridicole, perché si perdono tra i meandri. Un'altra cosa invece è organizzare assieme ai sindacati un'audizione. Mi spiego. Se Ansaldo Breda desidera venire alla Camera dei Deputati con i suoi rappresentanti e con i sindacati per portare all'attenzione delle istituzioni la sua posizione, questa è una cosa che si può fare. Noi come deputati possiamo calendarizzare in ufficio di presidenza rispetto alle commissioni competenti, ripeto, attività produttive, lavoro, difesa, dopo la scegliamo, non c'è nessun problema, un'audizione, i rappresentanti di Ansaldo Breda verranno da noi in commissione mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora, e si spiegheranno che cosa succederà all'Ansaldo Breda se non si corre subito ai ripari. Una volta che noi abbiamo concluso questo iter delle audizioni, cioè andiamo a ascoltare delle persone, l'ufficio di presidenza e la commissione stessa, gli stessi commissari, prendono atto di quanto è stato detto, che viene verbalizzato chiaramente, dopodiché se la cosa è effettivamente ha un senso e avrà un senso, si può procedere con un qualcosa di più tecnico nei confronti del legislatore, che è un'interpellanza, ad esempio, dove si danno, vi dicevo prima, al governo, all'esecutivo, delle indicazioni da far arrivare a Finmeccanica e ad Ansaldo Breda affinché si cerchi di tutelare questi posti di lavoro. Perché se è vero che tu non è che puoi, come politico, entrare dal primo imprenditore qui usciamo, troviamo 2 chilometri un'impresa, entriamo e diciamo all'imprenditore privato, diciamo: guarda che tu, il politico te lo dice, devi fare così, così e così per far andare bene la tua azienda. No, così non funziona nell'imprenditore privato. Ma è anche vero che se un'azienda riceve dei contributi pubblici, che gli dia la regione, che gli dia lo Stato, a me poco me ne frega, è anche vero che la politica, visto che dà dei soldi, lo Stato, visto che dà dei soldi, attraverso la politica deve andare a mettere i puntini su lei all'interno di questa azienda. Nel senso che non è che lo Stato italiano e la politica italiana possa dare così soldi perché a uno mi è più simpatico e l'altro mi è meno simpatico. Se c'è un percorso in termini di ristrutturazione aziendale, se c'è un piano industriale da portare avanti, se qualcuno ci fa capire che ci sono delle commesse, che c'è una redditività sui prodotti, che c'è una rotazione del magazzino, eccetera, eccetera, non sto ad annoiarvi, che sia un qualcosa di assolutamente giusto per l'azienda stessa, allora l'azienda si muove, ti dà dei contributi, però tu non devi delocalizzare, tu non devi chiudere, tu devi lottare assieme allo Stato per far restare qui l'azienda. E quindi si possono fare questi passaggi quasi per, uso un termine forte, quasi per obbligare l'esecutivo, obbligare il legislatore a dire all'azienda: guarda che tu devi fare così, così e così, o perlomeno devi mantenere le promesse, perché se tu in audizione mi hai detto che hai delle commesse per 2 anni e dopo non è vero, allora c'è qualcosa che non quadra. Avere delle commesse significa avere il lavoro per 2 anni,
significa non licenziare per 2 anni, avere della redditività sulle gare d'appalto, più o meno 20% rispetto alle gare d'appalto ferroviarie, significa a tutti gli effetti creare impresa e mantenere un'impresa, perché un'impresa sta in piedi soltanto se i suoi bilanci sono in attivo o in pareggio quantomeno. Perché se il bilancio va sempre in rosso, vuoi 1 anno, vuoi 2, vuoi 3, l'azienda chiude, hai poco da chiedere aiuti a destra e a manca. Quindi le aziende devono necessariamente essere in attivo per poter andare avanti, perché se no fanno solo debiti. E per essere in attivo cosa devono fare? Devono cercare di strutturarsi aziendalmente anche per contrastare quello che può essere una crisi. E mi spiego con un esempio. Se non vostro, se la Electrolux ad esempio faceva lavatrici classiche sino a 3 anni fa, adesso la Electrolux avrebbe potuto, e l'ha lanciato, avrebbe potuto lanciare un prodotto, invento io così su due piedi, di una lavatrice ad esempio che prende soltanto l'acqua calda, perché molte famiglie italiane hanno un pannellino solare sul tetto per fare acqua calda sanitaria, e voi sapete che una lavatrice classica per fare l'acqua calda arriva l'acqua fredda e si scalda con un serpentino, ad esempio una fascia di mercato che è stata esplorata da Electrolux. E quindi le aziende devono cercare di prevenire la crisi, questo è anche il senso di un imprenditore, perché non è che le cose possono sempre andare bene vita naturale durante. Quando tu vedi che le cose all'orizzonte iniziano un po' a traballare, l'imprenditore, l'impresa, l'azienda, attraverso il suo management, ma anche attraverso i feedback che vengono dati da tutti i lavoratori di questa azienda, devono prevenire e devono cercare delle soluzioni autentiche per cercare di prevenire la crisi. Non dico cambiare settore merceologico, ma dico magari di inventarsi qualcos'altro, un qualcosa del genere, tecnicamente, più o meno tecnicamente, affinché tu riesca quantomeno a chiudere dei bilanci che siano in pareggio, a pagare regolarmente i tuoi dipendenti e quantomeno non fallire. Quindi questi sono dei passaggi che possiamo fare. Le tempistiche io penso che potrebbero essere perpetrate nell'arco di un mese, diciamo dal mese ai 2 mesi.